È una situazione vecchia e ormai è cronica, perché i comuni non pagano il servizio che viene fornito loro e questo comporta una serie di situazioni negative. Lavoratori che non prendono lo stipendio, adesso devono ancora percepire la 13ª mensilità e il mese di dicembre, siamo a gennaio inoltrato, fra le altre cose. Poi non si possono sistemare i mezzi, non essendoci risorse, è a rischio anche il carburante e quindi il movimento dei mezzi, cioè tutta una serie di negatività che cicliche che ogni tanto si verificano. Siamo qua proprio per stabilire un po' come ci dobbiamo muovere, per decidere insieme cosa fare, perché è una situazione che sta diventando insostenibile. C'è il rischio che possiate proclamare lo sciopero? Abbiamo le procedure in corso, non è escluso che possiamo proclamare lo sciopero. C'è un problema molto serio, a parte delle cose che dicevo, è che ci sono ormai carichi di lavoro che sono diventati insopportabili, perché qua ormai sono rimasti 35 lavoratori quando sono a pieno regime, quando sono tutti presenti, a fronte di 11 comuni che vanno serviti. Quindi è il solito discorso della coperta corta, e qua i lavoratori sono arrivati allo stremo, non solo per lo stipendio, ma anche e soprattutto per i carichi di lavoro che, come dicevo prima, stanno risultando insopportabili. Non riescono neanche a usufruire di permessi, di brevi permessi, perché qua ogni assente mette a rischio il servizio lo stesso, quindi non possono programmarsi le ferie, non possono andare in permesso, insomma è una situazione insostenibile, così ovviamente non si può continuare. Il fatto che i comuni non pagano crea molta difficoltà anche tra gli operai, perché hanno delle spese da sostenere, diciamo che non è una cosa che riusciamo né a sopportare come operai, ma soprattutto come famiglie. E quindi c'è questa sorta di ribellione che si fa in un modo pacifico. Oggi l'assemblea cosa state decidendo? Niente, stiamo decidendo più che altro fare il punto della situazione, però da quello che ci giunge dice che i comuni stanno iniziando a pagare, anche perché dice che le casse comunali aprivano oggi e quindi ci giungono notizie che i comuni stanno iniziando a pagare, quindi da qui a poco, se c'è il volere, diciamo, del commissario, del lato, penso che il problema legato ai soldi si possa anche risolvere. Il problema poi resta sempre sui carichi di lavoro, i lavoratori che non riescono a organizzarsi le ferie, cioè qua non c'è un Natale, non c'è un'estate che il lavoratore si può organizzare con le famiglie, e questo giustamente crea molta difficoltà. E i mezzi sono assolutamente non idonei per il servizio, però con tutto ciò i lavoratori, mostrando moltissima responsabilità, cercano di portare avanti il servizio, però se loro iniziano a non avvenir meno su quelli che sono lo stipendio, e non è detto che i lavoratori si possano anche fermare, perché i mezzi non sono idonei, ecco.